Missione umanitaria Retina in Ucraina con un consistente carico di aiuti a sostegno della popolazione vittima dell'aggressione russa. Una raccolta fondi che ha visto promotori il Comune di Arezzo e la Misericordia. In tutto oltre 10.000 euro raccolti, grazie ai quali sono stati acquistati prodotti farmaceutici, medicinali e dispositivi sanitari e medico-chirurgici, specificatamente richiesti dall'ospedale della città ucraina di Sambir. Tre pulmini con il carico e con essi un'ambulanza, anch'essa destinata a Sambir, sono partiti da Arezzo nella notte tra giovedì e venerdì e consegnati il giorno successivo alla frontiera tra Polonia e Ucraina. Ai nostri microfoni Ugo Bonelli, rettore della Misericordia di Arezzo. Ho avuto l'onore di guidare questa missione e le altre associazioni che il Comune mi hanno dato e la Misericordia di Arezzo mi ha dato fiducia per guidare appunto questa missione. È stata una missione particolare, abbiamo portato qualche cosa che era utile, indispensabile direi per salvare delle vite umane e ritorniamo carichi di emozioni e di buoni propositi per continuare a dare una mano per quel che possiamo. La nostra città ha fatto vedere quanto vale, i nostri concittadini hanno fatto vedere quanto possono fare con interventi di rete e con fraternità di intenti e quindi siamo contenti e siamo pronti a ripartire anche domani. Un atto di generosità che mette ancora una volta in risalto la sensibilità degli aretini verso la popolazione ucraina. Ascoltiamo il consigliere comunale di Arezzo, Simon Pietro Palazzo. La percezione che abbiamo da casa nostra non è quella sicuramente che si può avere arrivando fino al confine. Noi siamo arrivati fino a Medyka, che è una piccola zona di frontiera della Polonia, tra la Polonia e l'Ucraina, è la frontiera più a nord sopra l'Ungheria, perché purtroppo negli scenari chi è filo russo, chi non è filo russo, gli ucraini stanno privilegiando i corridoi umanitari della Polonia e è un continuo arrivare di persone. Ti rendi conto? Noi l'abbiamo visto con i nostri occhi, l'abbiamo ripreso con i nostri telefonini, abbiamo fatto foto, ce li siamo condivisi, eravamo insieme e alterni gioia e dolore in pochissimi metri, in pochissimi istanti, dal vedere bambini che comunque riescono a ridere in una situazione così, di un grande checkpoint, pensate a, io penso, non si riuscivano a contare da quanto erano, penso un centinaio di tende, ognuna di un'associazione che accoglieva le persone, cercava di dare un supporto dal mangiare al vestire, e a vedere gente che invece purtroppo piangeva perché aveva lasciato qualcuno o stava lasciando qualcuno. Sono ricordi che è difficile veramente raccontare senza essere presi dall'emozione, perché nel 2022 tutto ti aspetteresti che il mondo, soprattutto l'Europa, culla della civiltà tante volte sviolinata come definizione, in realtà tornasse indietro di 80 e rotti anni per vedere questo scenario. Io penso che quello che ha fatto Arezzo, il cuore di Arezzo, le associazioni aretine insieme al Comune sia stato un grande gesto di umanità, ci ha reso orgogliosi e ci renderà orgogliosi sempre, perché portare medicinali e soprattutto un'ambulanza può aver contribuito e potrà contribuire a salvare tante vite, perché queste città che magari a oggi non sono colpite dalla guerra sono in realtà oggetto di una invasione buona di altri cittadini ucraini che scappano dalle varie Mariupol piuttosto che Kiev, piuttosto che altre città distrutte e martoriate dalla guerra e trovano rifugio in questi ultimi lembi di terra ucraini che ancora sono stati meno colpiti, perché anche Leopoli ormai sappiamo è arcinoto che è stato oggetto di diversi bombardamenti, soprattutto negli obiettivi militari, c'era una base NATO eccetera. Quindi aver portato un mezzo oggi può voler dire accelerare il salvare una persona e questo non poteva avvenire se non con la caparbietà di tanti di noi, sì, nel contattare gli amici, ma anche nel grande cuore, nella grande generosità che ha albergato in tutti coloro che sono stati partner di questa iniziativa. E la cosa più bella è che ci siamo detti quando ritorniamo, perché secondo noi il nostro viaggio è stato il primo di una lunga serie, sperando che non ci siano ulteriori viaggi, ovviamente, perché vorrebbe dire che la guerra è finita, ma come vediamo tutti i giorni dalle notizie, dai telegiornali, non c'è voglia di fare la pace. Purtroppo ogni giorno, a 62 giorni dall'inizio del conflitto, ci sono migliaia e migliaia di persone che entrano e escono dall'Ucraina e che sono dei nostri fratelli, che hanno le nostre usanze, hanno il nostro modo di vivere, hanno la loro famiglia, i loro amori, i loro affetti infranti da questo scenario bellico. Non si torna a casa come siamo partiti.